Il rapporto tra la fertilità e la pietra è radicato nell'animo dell'uomo fin dall'antichità. Sarebbe divenuta madre entro breve tempo quella donna che, passando tra due monoliti, avesse strofinato il proprio ventre contro la parete di uno di essi. Lo stesso auspicio poteva trarsi per colei che, lanciando dei ciottoli verso una grossa pietra, fosse riuscita a farne rimanere almeno uno di essi sulla sommità della stessa. In quegli stessi luoghi, fuggiti dal furore iconoclasta del vicino Oriente, dopo 1000 anni giunsero i seguaci di San Basilio. Mangiavano una sola volta al giorno, astenendosi totalmente dalla carne, dai latticini, dal pesce, dall'olio e dal vino. Quando i monaci basiliani furono costretti dagli eventi ad abbandonare il monte, i frati celestini presero il loro posto. Rimasero lassù per 5 secoli, fino alla soppressione del loro ordine, voluto dai francesi. Seguì l'abbandono della dimora solitaria.